perso ieri, oggi ti ritrovo già. Tristezza. Un pezzone di tuo posto prenderà. Il tuo posto prenderà. Sassonia, lo sento, vai, vai, lo uccido. E lei invece non ha perso tempo, ha preso subito la palla al balzo, l'ho visto uscire mano nella mano con quell'africano che non parla neanche bene l'italiano, ma si vede che si fa capire bene quando vuole. Oh, tutti insieme mi accompagna a casa una diversa, chissà che cosa gli racconta, per me la macchina che c'ha che conta. E quella stronza non si è neanche preoccupata di dire meno qualche cosa, che sono scusa, si era già dimenticata di quello che mi aveva detto prima. Ti puoi portare a casa questa sera, questa sera abito fuori, muore, muore la sera. Ti porterei da te in America, ho comprato la macchina apposta, mi ero già montato la testa, e ho fatto tutti i miei progetti, non la portavo mica a casa, se la sposavo non lo so, ma cosa conta? Sono convinto che se non ci fosse stato lui avrebbe detto sì. Sono convinto che se non ci fosse stato lui avrebbe detto sì. Poi la sfiga, mi ha telefonato lei per prima, non ho saputo dirgli no, lo sai che storia c'era, dopo dove vai stasera, sai che non lo so, bambina, certo che tu no, non sei la prima, e di certo no, non sei la più serena.
quello che ti do, quello che ti do stasera, stasera è questa canzone, è questa canzone onesta e sincera. Ma certo che potevo, sai, approfittar di te, ma dopo come facevi a fare senza me? È meglio che rimani a casa, a casa. È meglio che non esci stasera, perché la notte non è più sicura e non è nemmeno più sincera. Ne ho soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità è che non so più cos'è. Siete fantastici, siete una gran bella vista. E a questo punto, anche lì, sì, a questo punto vorrei chiamare sul palco Matteo Renzi. Dov'è Matteo Renzi? Dov'è? Eccolo qui, un applauso. Ecco, ti consegno il microfono. Vai. Scusate a tutti, non ho tanta voce, è un'improvvisata perché non sapevo di venire qua a fare dei ringraziamenti, comunque li faccio volentieri perché questa serata l'abbiamo fortemente voluta in Sassonia, soprattutto in questo anno in cui questa pista di patinaggio è stata, diciamo, c'è stata una cerimonia che è stata intitolata a due nostri amici, che è Aristide Cimino e Giancarlo Piccinetti. Quindi questa serata speriamo che sia di successo anche per questo. E gli sponsor sono tanti, le persone da ringraziare sono tante, ma tra le tante ringraziamo il nostro Mario Rinaldi, Simone Spinaci, naturalmente il nostro assessore Alberto Santorelli, che spero sia qui da qualche parte, e che ci ha aiutato tanto, e naturalmente gli sponsor, tutte le attività che sono qua vicine, Bagni Carlo, Mercaffè, Vittori, Pensione, Sassonia, La Perla, eccetera. Quindi spero che questa sia una bella serata e che sia una delle tante per il futuro. Grazie a tutti e complimenti ai ragazzi e forza col divertimento. Sei! Ha detto forza col divertimento! Non sento! Sì! Oh. Ok, allora. Siete belli, molto molto belli, qui adesso cosa dobbiamo fare, cosa volete sentire, che canzone volete sentire? Troppo presto, chi l'ha detto lì?
vai. Facciamo un esperimento. Facciamo un esperimento invece. Allora, seguitemi. Ma le canzoni nasconde sole sono come i sogni. In fretta, perché poi svanisco e non si ricordano più. Bravi, perfetto. Sì, ma è così, siamo soli. Yeah.